Samare batte 4-0 il Budoni, una prova bellissima da parte della formazione bianco-viola che dopo aver sbloccato il match su calcio di rigore con Ramacci ringrazia Vano, autore di una doppietta, e poi Piro per il 4-0 finale. E noi siamo con Michele Vano che al suo rientro dopo aver chiuso questo calvario infinito, appunto sì, ci delizia con una doppietta. Grazie a Michele per la presenza qui con noi e complimenti. Sì, grazie, ringrazio tutta l'Ostiamare perché comunque ne sono stati vicini, era un periodo brutto per me, sembrava non finir mai, speriamo che è finito. No, riguardo alla prestazione di oggi, sì, era una gara difficile, complicata perché Budoni era una buona squadra e per fortuna abbiamo riuscito a sbloccare sul calcio di rigore e dopo niente, ho fatto due gol, ma comunque il merito è dei compagni perché mi hanno servito al meglio. Cioè, ti abbiamo visto in queste settimane che ti sei impegnato tanto per recuperare appunto da questo infortunio, tanta attesa, tanta voglia di giocare e di falciare quell'erba qui all'Anco Marzio, poi appunto l'ingresso in campo e il gol proprio liberatorio. sì, per fortuna, ma l'importante è che abbiamo vinto un'altra gara, sono altri 3 punti buoni per la salvezza e ora continuiamo così, sperando di salvarci il prima possibile e Una doppietta, quindi doppia dedica per niente. questi Sì, gol. soprattutto ai miei genitori che comunque sono stati vicini, mi hanno accompagnato da tutte le parti, stati sempre vicini, ringrazio, anche se oggi non sono venuti, però dedico soprattutto a loro. Senti, il tuo campionato, possiamo dirlo, è iniziato oggi, è iniziato benissimo, ma quello dell'Ostiamare prosegue con la quarta vittoria consecutiva, quinta su 6 incontri, 15 punti. Adesso prossimo avversario, la Torres a Sassari. Sì, sappiamo che è una delle partite più difficili perché quando vai a giocare in Sardegna comunque devi fare più che bene per portare a casa qualche punto e niente, per fortuna abbiamo vinto oggi e continuiamo così. Continuiamo così con un Vano in più. Quindi solo belle sensazioni. Bah, intanto abbiamo vinto una partita che per quanto può dire risultato non era facile. Per noi comunque era uno scontro diretto, perché è vero che ci siamo presentati da prima in classifica, ma siamo soltanto eravamo alla quinta, quindi dopo quella di oggi la sesta. E il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili per allontanarci dalla zona pericolosa. E fa piacere essere davanti a tutti, ma non è per noi un assillo, perché per noi è importante la prestazione e far punti più possibile di partita in partita per cercare di arrivare quanto prima al nostro obiettivo. Vedendo poi la partita con un occhio più attento, ci sono tanti gesti tecnici al di là del gol, ad esempio il filtrante di D'Astolfo sul quarto gol di Piro è meraviglioso, anche qualche giocata che fa vedere che i ragazzi comunque hanno un'autonomia, anche nel suo modulo riescono a esprimersi per quello che possono dare i più giovani e anche gli esperti. Ma guarda, noi abbiamo cambiato molto, ci sono tantissimi ragazzi giovani, ma quelli grandi che sono rimasti sono dei giocatori importanti per la categoria. E Adriano, che è il capitano, è l'anima, insomma, di questa squadra, e la trasmette con la corsa, con la determinazione, con la voglia di arrivare al risultato, la trasmette a tutti i compagni, ed è questo quello che vuol dire essere capitano e leader. Questa è una squadra formata da ragazzi che lavorano tantissimo e sono bravi quando riescono a sprigionare la loro corsa, la loro determinazione, la voglia di comunque di stupire, che è quello che non deve mai mancare a una squadra, a un gruppo giovane, a un gruppo che si vuole affermare e dimostrare che può fare bella figura, nonostante magari non ci sono le prime donne. E diciamo anche che non se ne è accorto nessuno per ora. Ecco, questa è la nostra, era il nostro, diciamo, vantaggio, perché finché non ci si accorge di questa Ostiamare, noi siamo contenti perché riusciremo a mettere dentro punti importanti per la nostra classifica. Ma adesso, a parte magari la battuta, per noi è importantissimo ragionare veramente di partita in partita per cercare di arrivare in fretta all'obiettivo. E l'obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla e valorizzare tanti giovani bravi che abbiamo. Se in questo siamo bravi, i giovani da bravi possono diventare giocatori importanti, perché giocano con più tranquillità, più
con più serenità. E anche Vano oggi due gol nello spazio di pochi minuti, insomma una partita assolutamente dove lui poi si rivelerà, ecco, magari un'arma importante, perché è difficilmente controllabile, diciamo, in queste categorie. Ma Michele ha avuto un calvario fisico, non è sicuramente in condizioni da poter giocare dal primo minuto, oggi ci ha dato una grandissima mano. Ma noi aspettiamo lui, aspettiamo Cicino, noi abbiamo troppo bisogno degli attaccanti, perché poi sono il terminale di una squadra che comunque fino ad oggi non ha mai fatto mancare l'apporto, il proprio apporto e la prestazione. Nel calcio poi i giocatori fondamentali sono quelli che riescono a concretizzare, e noi abbiamo bisogno di questi tipi di giocatori. E siamo contenti che sia sbloccato, e speriamo che da qua possa essere per lui un nuovo campionato. Ringraziamo, mister. Prego, buona giornata.